È buffo come cambino le cose in così poco tempo. Prima gara della mia vita, maggio 2018. La settimana prima della gara, passata senza riuscire a dormire bene. Il giorno della gara, poi, sopraffatto da uno tsunami di emozioni indescrivibili. Respiro pesante, gambe molli e in griglia di partenza piangevo nel casco dall'emozione. Voi non avete idea di quello che si prova in questo momento. Tredicesima gara della mia vita, giugno 2019. Per un motivo o per l'altro non sono ancora mai riuscito a vincere una gara e questa ossessione mi sta consumando. Tensione, ansia, malessere. Testa piena di pensieri e di paure. Un errore imperdonabile alla partenza mi fa rischiare la vita e mi fa perdere la gara. Di nuovo. Ventesima gara della mia vita, oggi. Reduce da quattro vittorie di fila, mi gioco il campionato. In assoluto la gara in moto più importante della mia vita finora. Eppure sono tranquillo. La sera prima ho dormito come un bambino, 8 ore di fila. E mentre indosso il casco, pochi minuti prima della gara, sento solo quella leggera tensione che serve per tenere il corpo su di giri e la mente accesa. Ma per il resto sono tranquillo. E davvero, non so cosa mi sia successo. Non saprei spiegarvelo. Io credo che ciò che sono riuscito a trovare, e non so ancora come abbia fatto, sia quello stato mentale che chiunque faccia uno sport o una qualche forma di competizione deve riuscire a trovare. La pace e la tranquillità interiore, la mente libera da paure e preoccupazioni, accompagnate da quella lieve tensione agonistica che ti tiene carico e accende l'istinto. Tra pochi istanti avrà inizio gara 2 e devo vincere. Il problema è che anche vincendo la gara, non posso vincere il campionato se Palladino, il mio compagno di squadra, non gioca a mio favore. Affinché io vinca il titolo, infatti, D'Ambrosio deve arrivare terzo. E tante volte in questi anni Palladino mi ha fregato. Specialmente quest'anno, all'ultimo giro a Franciacorta, alla prima gara, dove mi ha rubato quei 5 punti che in questo momento sarebbero stati fondamentali. Beh, ok, erano fondamentali anche per lui finché era in corsa per il titolo. Ma adesso che è matematicamente fuori dai giochi, quei punti non gli servono più. Mentre a me servono tantissimo. È giunta l'ora quindi che in qualche modo me li restituisca. Perché per tutto il team è molto importante che io vinca il campionato. E questo lui lo sa. E in fondo è anche a questo che servono i compagni di squadra. Partenza, fotocopia di gara 1. Michael partito a fionda, primo. Io partito benino, Palladino partito male. Ma a differenza di gara 1, questa volta devo passare D'Ambrosio immediatamente. Oddio, che rischio! Si stava per lanciare. Madonna, l'ho visto per terra, ma io ne ho approfittato e l'ho passato e adesso sono in testa. Adesso l'unica cosa che devo fare è mettermi giù in carena e scappare. E sperare che in questi 8 giri Palladino riesca a passare D'Ambrosio.
bandiera rossa. Ma che sfiga! Era andato tutto alla perfezione. Ero primo, Palladino stava per passare D'Ambrosio. Gara sospesa. Ma tra l'altro cos'è successo? Perché è andata la rossa? È caduto qualcuno laggiù. Ah! Oddio, speriamo che non si sia fatto male, perché questo è un punto brutto per cadere. Io non ho mai visto cadere nessuno qua, ma così va forte. Comunque è incredibile, sembra di stare in un film. Cioè, è assurdo. Sembra che un regista si sia messo lì e abbia scritto questo finale di campionato. Cioè, è pazzesco! Sta succedendo di tutto. Lui ha rischiato un high-side D'Ambrosio, eh? No meccanici, no meccanici. No, un meccanico solamente in griglia. Un meccanico in griglia. Arrivate con un meccanico, vi arriva la moto, vedete il cartello di moto, andate fuori subito. Okay. Allora, ognuno è suo e via. Io, se riparti di nuovo bene, comunque lo rinfilo. Tanto ormai abbiamo capito che lui ripartenza da zecca tutti. Giro di riconversione, ripartenza senza mediante. Andiamo a cambiare idea però. Oh, ragazzi, due un po'. Si riparte. Gara ridotta di un giro, quindi saranno solo 7 giri. La strategia resta la stessa. Cerco di partire bene e se per qualche motivo D'Ambrosio mi sta davanti, lo devo passare immediatamente. Quasi fatta! A sto giro ero partito bene, ma D'Ambrosio ha tirato la staccata della vita alla curva 1. Però nel farlo vedo che è andato lungo, quindi adesso posso impostarla meglio, incrociare la traiettoria, uscire a cannone dalla 2 e passarlo. Ah, guardate come resiste! Ah, è dura, è dura, è dura! E guardate il maledetto come copre l'interno! Sta chiudendo qualunque porta, sta facendo di tutto per non farmi passare. Sa che ho il coltello tra i denti, sa che lo voglio passare subito e sa che deve dare tutto quello che ha se vuole vincere. Dai, 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 dai! Era entrato con tutti i freni in mano, cercato di fare la linea interna, ma io non so come abbia fatto, è riuscito ancora una volta a incrociare e ripassarmi. Ma non si molla, devo passarlo adesso, quindi come in gara 1, imposto bene la prima variante e tiro la staccata della vita alla curva 3.
Ora giù in carena, si inizia a spingere e si scappa e si prega. Si prega per 5 giri, non si respira per 5 giri. Si spera che in questi giri, dietro di me, Palladino, riesca a passare ad Ambrogio. Girarmi indietro col rischio di sbagliare, fare una cagata, perdere tempo, quindi non so dove sia Palladino, però dal muretto dei box mi segnalano che D'Ambrosio è secondo, quindi per adesso il campione è lui. Dai Max, dai Max, dai Max, dai Max. Uno, 10 e 3 al giro precedente, sto spingendo ma con margine. Per adesso non voglio andare né troppo forte per evitare rischi, né troppo piano per evitare che D'Ambrosio mi passi. Me ne sto sul passo dell'1.10.5 e vediamo che succede. Quattro giri alla fine. Dai box mi segnalano ancora che Michael è secondo. Dai Max, dai Max. Giri alla fine, D'Ambrosio P2. Vedo anche che è vicino a me, a mezzo secondo, quindi proverò una cosa disperata che avrei voluto evitare, ma non ho alternative. Provo a calare leggermente il ritmo, un po' come fece Hamilton con Rosberg ad Abu Dhabi qualche anno fa, con la speranza che anche D'Ambrosio rallenti, il gruppo si ricompatti e Palladino riesca a tentare l'attacco. Giri alla fine, D'Ambrosio ancora secondo. Ho girato in 1.11. Non posso andare più lento di così perché sarebbe troppo rischioso. Purtroppo non riesco a guardare dietro, quindi non ho idea di dove sia Palladino. Io spero solo, con tutto il cuore, che Palladino sia dietro a Mike e che stia per tentare un attacco. Dai Max, dai Max, dai Max, dai Max, dai Max. Thank you.
viaggio è sempre secondo. Ti prego, Max, ti prego, fai un miracolo. Una frattura scomposta clavicola e costole. A costo di imbottirmi di antidolorifici, io la gara la faccio. Sorpasso all'esterno lì. La gara è domani, la gara è domani. Rischia di finire prima. E grazie a voi la serie Racing is Life continua.
ce l'ho fatta. Ho vinto il campionato all'ultimo giro. Dopo tutto quello che è successo quest'anno, contro ogni pronostico, aspettativa o speranza, posso finalmente dire ce l'ho fatta. Anzi, ce l'abbiamo fatta. Perché questa vittoria è stata possibile grazie a tantissime persone. A partire da... Palladino? Il suo sorpasso decisivo all'inizio dell'ultimo giro ha tolto 4 punti ad Ambrosio, facendoci finire il campionato a pari punti. Avete capito bene? Pari! Ma il titolo l'ho vinto io, in quanto ho fatto il maggior numero di vittorie. E neanche a scriverlo sarebbe uscito un finale simile. E se all'inizio dell'anno era diventato il maledetto Palladino, che mi frega sempre all'ultimo giro, oggi direi che potrò chiamarlo per sempre Benedetto Palladino. Se oggi ho vinto poi è grazie al team meraviglioso con cui ho la fortuna di correre, Tecnica Moto. Un team di professionisti sempre precisi, sempre puntuali, sempre in grado di fornirmi una moto in ordine e performante, e soprattutto un team di persone serie e oneste, che vi posso garantire è quasi impossibile trovare nel motorsport. Se oggi ho vinto è grazie alla mia agenzia, la Heroes Valley, che in questi anni mi ha supportato lavorando anche oltre a quelli che erano i loro compiti, aiutandomi a realizzare il mio sogno di correre e rendendolo economicamente sostenibile. Se oggi ho vinto è grazie al mio preparatore, Stefano, che è stato in grado di trasformarmi da una sega totale quale ero, che esplodevo dopo 3 giri, a un atleta in grado di reggere la fatica di uno sport pesante come il motociclismo. Se oggi ho vinto è perché ho saputo guidare meglio degli altri, il che è stato possibile grazie ai consigli di tutti i piloti e amici che in questi anni mi hanno seguito, insegnandomi ad andare in moto e condividendo con me i loro preziosissimi segreti sulla guida. Se oggi ho vinto è grazie ai partner che hanno supportato questa avventura e che mi hanno permesso di affrontare i costi di uno sport come il motociclismo. Se oggi ho vinto è grazie agli amici e familiari, sempre presenti e sempre pronti ad aiutarmi nel momento del bisogno. Se oggi ho vinto è grazie alla pompa del freno posteriore della moto di D'Ambrosio, che ha deciso di rompersi a 2 giri dalla fine, rendendogli la guida difficile e agevolando il sorpasso di Palladino. Un piccolo colpo di fortuna, dai, che dopo 2 anni di sfighe epocali me lo potete anche concedere, che dite? Scherzi a parte, se quest'anno Racing is Life è stata così bella, è stato anche grazie a Michael, che si è sempre dimostrato un avversario temibilissimo, rendendo questa stagione la più combattuta di sempre. Se oggi ho vinto è grazie a voi. Voi che in questo momento siete più di 400.000 e che mi avete aiutato con una semplice views, like o commento o con un aiuto concreto quando ho demolito la moto e che avete reso possibile tutto ciò. Grazie a tutti. Grazie di cuore. È stata un'esperienza meravigliosa che sono felice e fiero di aver condiviso con tutti voi.